Ciao, io sono Dottor Cat, benvenuti in questo nuovo video. Questo video è un po' tragico come tutti gli altri. Abbiamo iniziato la Cat Vanilla. Iniziamo da una caverna con tante persone brutte, una pianta che scorreggia. Vi lascio il video. Come sempre vi invito a seguirmi su Instagram, Discord e TikTok. E questo è tutto. Ciao! Oh, salve, benvenuti nella casa mia. Vi devo spiegare che il primo episodio dove è iniziato tutto quanto non si è registrato bene per colpa di me. E quindi ora mi ritrovo con delle cose che già ho fatto e ora è un pochino un casino da spiegare perché ho trovato un villaggio laggiù. C'è una specie di portale che non si può accendere, che c'è un tipo che vende qualcosa che non ho capito. Ho trovato questa casetta. Oddio. E sto creando la nuova, una casa che si troverà qui. Tralasciando questa roba che devo ancora finire, perché l'avevo continuato all'altro video che non si è registrato, come sempre. Devo iniziare a esplorare un po' e fare casa. Quindi farò così che esploreremo un po' di più qua. E poi nel prossimo episodio costruiremo la casa. Così almeno non è che iniziamo col primo episodio a creare già la casa. Iniziamo al secondo. E ho scoperto che la notte è pericolosa, che sono dei zombie muscolosissimi. Perché nell'altro video non si era sempre registrato. Ma lasciamo stare. Ah, buongiorno mondo. Quindi, abbiamo capito che là c'è un villaggio. Là stanno dei zombie stanno andando a fuoco. Più in fondo c'è un portale. E là sto creando casa. Dove potrei andare? Di qua. Ok, vedo degli alberi rosa. Molto fighi. Solo che, cosa sono? Ah, gli elefanti! Ma posso salirci? Salve. No. Non ti devi azzardare. Vabbè. Tralasciando sti alberi, voglio un attimo vedere il legno che danno per la casa che sto creando. Che mi piace un botto, forse, di legno. Ah, eh sì, che sono un cervello intelligente. Vado con l'inventario pieno io in giro. Ok, abbiamo preso un po' di legna, solo che non ho blocchi perché li ho appena buttati e mi annoio di riprenderli. Andiamo un attimo a esplorare qua. Aspetta, queste cose devo un attimo capire cosa sono. Carbo. Ah, è tinta. Pensavo che erano dei fiori di magia o qualcosa. Ah, è perché questo gioco è concentrato sulla magia, quindi questo gioco. Non è più sulla Realcraft. Perché ci sono stati diversi problemi con la Realcraft. Che. Smeraldi. In questa superficie. Ok. Non mi faccio domande. Comunque, stavo dicendo che la Realcraft mi dava problemi. Io andavo a scatti, eccetera, il computer. E quindi ho detto: no, troppo pesante, troppo pesante. Troviamo qualcosa di più leggero. E ho trovato questa roba di magia che si chiama Arcane qualcosa. E quindi ho scelto di farci un video. E qua c'è una caverna gigante che. Facciamo così, quasi quasi. Me la segno e ci andiamo. Solo che non posso andarci ora. Caverna. Salva. Ok, quindi facciamo una cosa. Andiamo a depositare tutto quanto a casa. Qua c'è la riva, ok, quindi qua c'è l'oceano. Un giorno voglio fare un episodio speciale proprio per dedicare l'oceano, dove esploriamo l'oceano e vediamo cosa c'è al di là dell'oceano. E ora andiamo un attimo a depositare tutto, perché mi porto quasi sempre tutto io su Minecraft. Sì, sono molto stupido a portarmi tutto, ma lasciamo stare quello. Andiamo un attimo alla casa, che devo depositare ancora. Sì, sono lento. Ok, abbiamo raggiunto la casa. Aia. Ok. Devo depositare tutto. Tralasciando tutte queste cose che quando le ho trovate nell'altro video, che non si è registrato, non so neanche cosa serve ancora in tutto questo tempo. Quindi noi depositiamo tutto quello che metto e basta. Questa staffa me la voglio portare. Depositiamo questo. E questo. In poche parole tutto. Mi servirebbe i blocchi. E basta. No, però mi serve un piccone. Cioè, una, no, un piccone, una spada.
E poi è vero, non vi ho mostrato i due cani che però non hanno un nome. Se volete scrivete nei commenti un nome da dare a uno di questi due cani. Tipo scrivete il marrone e date il nome all'altro il nome, che dopo non capisco come, a chi dare il nome a quell'altro. Comunque andiamo alla caverna. Ok, abbiamo raggiunto la caverna. Ok, eccola. E non devo distruggermi le ossa. Ok. Vabbè, lasciamo stare. Iniziamo a entrare nella caverna, che poi spero di riuscire a ritornarci. No, cosa sono? Cosa c'è lì sotto? No, 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 no. Via, 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 via. Ho capito. Questa roba, quando uno viene infetto, prende danno e combatte per me. Ma mi sono portato le torce, sono stupido. Mamma mia. Via! Tre scheletri! No, 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 via, 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 via. Oh, minerale. Non me lo prende. Via, via, via. Ma perché cos'è questo? Vabbè, corrupt. Non so cosa serve. Andiamo un attimo a prendere legno. Ecco. Non ho portato l'ascia. Pur se aveva l'1%, non l'ho portato. Scorreggia. Ma sta pianta sta scorreggiando. L'ho visto. No. No, l'avete visto pure voi. Stava scorreggiando la pianta. Iniziamo a fare l'ascia. Che non si fa così. Mettiamola qua, boh. Ok, ho appena tagliato l'albero. E ora ritorniamo sotto. Sì. No, aspetta, le torce devo fare. Sta caverna è bella grande. Cos'è? 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 Oh, madonna. Vuoi spesso scheletro? Vai, vai, corrotto. Cioè, diciamo, corrotto. Ah, che così non mi attaccano neanche a me. Figo. Ora, questa caverna non so quanto va in profondità, perché questa era 1.18 e non so quanto sono profonde le caverne da 1.18. Cos'è? Ma cos'è la roba che cambia colore? No, ci devo andare. Mi serve il piccone. Non è una pianta che scorreggia, quello è sicuro. Praticamente scorreggiano, fanno solo il verde. Una nube verde. Quindi prendiamo questo, questo e andiamo. Devo vedere subito cos'è. Sono un botto curioso. Qua c'è un altro più vicino. Ma è un minerale. Sì, è un minerale. Non è una scorreggia. Petrified Orb. E cosa significa? Oh, cos'era? Ah, non zombie, ok. Cos'è quella roba laggiù? No, aspetta. Diciamo così, prendiamo questi cosi. Questo cos'è? Ok. Vai, ok. Facciamo così. Facciamo una cosa. Ecco, teniamoli sull'altra mano. Ok. Ora, picchialo, picchialo. Ok. Oddio. No, scheletro. No, 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 no. No, 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 i scheletri sono sempre brutti. Oddio, ma quanti minerali esistono in questa mod? Cosa sono? Non sto capendo più nulla, aiuto. E quanto è grande sta caverna? E che sono ste cose? Aiuto, è qua. Aiuto, quante sono? Aiuto. Non posso mai portarmi tutto a casa. Non manco, ho una cassa sola. Pure. Poi ho pure una miniera, aiuto, non sto capendo più nulla. Oh, questo è un lapis. I lapis mi servono un casino. Cos'era? No, ho paura, perché stanno questi rumori? No, io me ne scappo.
Mi è scappato via da qua. Non c'è niente qua. Ritorno indietro. Non so dove devo andare. Oh, qua c'è un'altra strada. No, è la stessa, scherzavo. Quindi l'altra strada è questa. Ma non c'è nulla, scherzavo. Ma cos'è sta miniera? Non c'è niente. Ah, sopra! Oddio, che pro. Che pro. Che pro. Aia. La testa. Ok. Ora devo andare di qua. Dove devo andare? Aiuto. Proviamo ad andare di qua. Ma è amichevole questo. C'è amichevole. Oh no, oh no, wait. Yo, cosa mi ha dato? Not here. What? Che, come si usa il marchio? Qua forse si mette. Conserviamolo, può essere utile. Puoi cercare di informare di più questa mod. Oppure se voi sapete qualcuno di queste mod. Oh, 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 oh. Ok. Stavo dicendo, poi ditemi se sapete qualche mod di queste qua che sto usando per spiegarmi cosa è. Ok. No, ma quando finisce sta caverna? Ok, questo fuori. Cos'è? Oh! Wait! Fermo! Che amore! Oh, 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 oh! Cosa ho droppato? Cuore di diamante! Che se... Oddio, no, no, io non sto capendo nulla! Aiuto! Per me è tutto nuovo! Io non ho mai fatto una vanilla nella 1.18 pure. Questa è la cosa ancora più sconvolgente. Cioè, io come vi non ho mai giocato a Minecraft in parole, in povere. Diamante? Oddio! Ho trovato il diamante! Oddio! Sium! Figo! E niente. Ho finito le torce. No, ma... ne è rimasta solo una. Comunque mi ha dato una mela d'oro. Il tipo di prima. Ora c'è un problema. Io non ho... ok. Non ho... torce. Facciamo una cosa. Torno a casa. E facciamo pure la nuova casa. Proviamo a fare. Ci vorrà un pochino per tornare a casa. Ce la farò? Penso di sì. Andiamo... Ah no, sto di qua alla casa. Stavo per andare in un altro posto. Però se riesco a salire... ma che ho scaricato tutto questo? Aiuto! Ok, andiamo a casa! Sì! Oh, c'è una tomba? Ah, sì, perché in giro sono tra queste tombe. Con oggetti buoni. Dei pantaloni! Però non dovevo usare... Io. Posa questo, questo, via, questo... La pelle me la devo prendere. Ma la mia ascia. Per cosa... boh, non so cos'è questo. Non so nulla, aiuto. E mentre che stiamo tornando a casa, volevo pure farvi una domanda che potete pure rispondermi nei commenti. Se vi piacerebbe tipo che fare eventi su Minecraft. Tipo cerco di collaborare con dei server Minecraft per fare degli eventi dove voi potrete partecipare. Cioè che, tipo, fare una collaborazione con un server Minecraft che ha i server privati di delle Bed Wars, che sono, che devi distruggere il let, eccetera, per chi non lo sa. E potremmo fare un video insieme a voi, dove tipo faremo, boh, io e Poggo con diversi team e ci dobbiamo affrontare a vicenda, oppure io da solo, uno contro uno, contro uno, contro uno, contro uno, contro uno, contro uno. Beh, poi ditemi nei commenti se vi piacerebbe come idea, che poi cerco di organizzarmi. Ok, siamo tornati a casa. Depositiamo tutto. Non ho spazio. Depositiamo prima queste. Prendiamo il legno e facciamo le casse. Ok. Oh, oddio, ma sono diverse le casse. Ok.
però teniamole qua. Depositiamo tutto. E pippo. Voglio vedere questa cosa. Che figata. Ma io questo me lo tengo. Ma non lo sapevo. Io pensavo che era, facevano le stesse cose. Non le voglio vedere tutti. Questo cosa fa? No, che figata. No, io questo me le tengo. C'è adesso un cavallo. Posso viaggiare velocissimo. C'è pure forte sto cavallo. Ma è velocissimo. Mamma mia. Cioè con questo posso andare dappertutto. Cioè che figata. Ok, siamo arrivati in questa zona. Che io già l'ho vista nell'altro episodio, che non si è registrato. C'è questo villager che vende questi due oggetti. Il libro non lo tengo, però c'è sto coso che non ho capito. Che poi qui c'è un portale. Io mo non so cosa fa questo portale. Se qualcuno di voi conosce questa mod o qualcosa del genere, che può spiegarmi dove mi porta. Perché io ne so pochissime di mod di Minecraft. Per questo qualcuno che se ne intende, che può spiegarmi qualcosa, che così almeno mi aiuta pure per la cat vaniglia. Però una cosa brutta, come si ricaricano queste però, queste mosse? Vabbè, io lo respawn il cavallo tanto. Ah, ne spawnano più di uno. Ne spawnano tanti di cavalli. Ah, ma quindi poi come faccio ora? Allora facciamo così, uno me lo tengo sempre. E come faccio il guinzaglio? No, devo trovare un guinzaglio quindi. E fighe. Poi è vero, quando sono entrato in questo posto, tralasciando non ci sono le finestre e vabbè, lasciamo stare. E poi devo spostare tutta sta roba nella nuova casa, che finirò off camera, penso. E poi farmelo un po' di legno, perché per ora le cose che si devono farmare, materiali, le cose principali, le farò off camera, perché non so se vi annoiate. Stavo per esplodere. E niente, io e Dal Creeper ci vediamo al prossimo video. Ciao!